acquisti che ho fatto durante i saldi e alcuni regali di compleanno che voglio mostrarvi. Piccola premessa, non ho fatto grandi acquisti con i saldi perché non avevo bisogno di nulla, però mi sono tolta qualche piccolo sfizio. Sono stata al centro commerciale Elnos, che è un centro commerciale che c'è a Brescia, al suo interno a IKEA e Primark, diciamo che questi sono i più di tendenza. Da IKEA ho comprato dei cuscini da mettere sulle amache in giardino, ho preso in interno 50x50 inner e ho preso delle federe, le ho prese alcune monocromo e alcune a fantasia. Ho preso queste Vigdis verdi e beige e Gurli blu e arancio. Ho preso poi due a fantasia, questo si chiama Brunart a fiori e questo a righe a Kervalmo e trovo che tutte insieme stiano particolarmente bene. Dai che ho preso anche un portapennelli che in realtà è un vaso che hanno un po' tutte le ragazze su YouTube e Instagram, che però è già in bagno, e anche dei contenitori per i cosmetici perché ho riordinato tutta la mia makeup collection. Però non ve li faccio vedere appunto perché ho già riordinato tutto. Sono passata da scarpe e scarpe perché volevo provare la Long Lasting di Essence nera, che non ha buoni in cima, mi trovo molto bene con quella marrone e siccome la uso poco, la uso nera, la uso molto poco, però la volevo da usare la sera d'estate, così molto resistente, ho preso questa, 1,19 euro mi pare. Ho preso poi un altro mascara, dato che stanno per terminare i miei Lash Princess, questa volta viol volume mascara arancio. E ho preso anche il Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara Marrone, che è fatto così, da usare in abbinato alla matita per sopracciglia. Di questo l'inci non dovrebbe essere male, ma ve lo dirò quando approfondirò. Sono stata poi da Tiger, che è un negozio che io amo alla follia. Scusate una cosa. Se sentite dei rumori di fuori stanno facendo dei lavori, ma con la finestra chiusa, soffoco. Da Tiger ho acquistato queste candele, 60 candele a 2 euro, che sono veramente carine per le feste in giardino, dentro ai bicchieri di plastica fanno un effetto molto carino. E ho preso anche questi timbrini con le lettrine piccoline che volevo da tanto per scrivere le parole, non lo so, sulle scatole dove metto le cose, così, insomma, piccolo sfizio. Sono stata poi da H&M e da H&M ho acquistato un costume, il primo costume che acquisto da H&M, fatto così molto pin-up, questa è una taglia terza e l'ho pagato 14,99 euro. Trovo che sia molto carino con questa arricciatura sul davanti e la cosa che mi fa impazzire è che dentro c'è una striscia di silicone che aderisce perfettamente alla pelle e che non lo fa scivolare nemmeno da bagnato, che è una cosa che io ricerco nei costumi e mi piace davvero tanto la fantasia, il modello, lo stile pin-up. Ma il vero affare che ho fatto da H&M sono questi occhiali da sole tondi che sono bellissimi. Da diva. No, scherzo, io adoro gli occhiali da sole come adoro tantissime altre cose, ma questi sono dettagli. Costavano 7,99 euro, li ho pagati 1 euro. Sono stata poi da Primark. Piccola riflessione. Sono rimasta molto, molto delusa. Pensavo fosse il paese dei balocchi e in realtà mi è sembrato un accozzaglio di cose senza senso. A parte il reparto beauty che era molto in ordine, il reparto accessori, il reparto vestiti era una cosa allucinante. Non so se era un caso perché ci sono i saldi, ma io non sono stata in grado di trovare nulla di carino. Ho provato un vestito, ma mi sembrava di indossare della plastica, quindi l'ho lasciato dov'era. E ho provato un pigiama e ancora peggio. Dunque, probabilmente io non sono esperta di questo luogo, quindi chiedo a voi se avete fatto degli acquisti interessanti da Primark, ditemi come guardare, con quale criterio andare, datemi dei suggerimenti. Vi faccio vedere le poche cose che ho acquistato. Questi due blender per il fondotinta liquido che io in realtà uso molto poco, però lo userò per stendere la BB cream a 1,80 euro. Queste piccoline per il correttore, che trovo molto carine, a 2 euro, sono tre.
un temperino perché non ce l'avevo a un euro, un tempera matite con il buco grande e il buco piccolo, sia per i matitoni che per le matite. Questo set di anelli che mi piace tantissimo, ho pagato 5 euro. Sono anelli di diversa dimensione che vanno sulle dita e anche sulle falangi, questi qua più stretti. Sono molto 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 carini, mi sono piaciuti e mi sono tolta questo sfizio. Sono stata poi da Stradivarius e da Stradivarius ho acquistato questa tutina che avrete visto e stravisto, fatta a kimono, con questa fantasia floreale aperta sul davanti, con la manica così proprio a kimono, che mi piace tantissimo, è molto leggera, non ha bisogno di essere stirata, che è una cosa che apprezzo molto. L'ho pagata 19,90 e la trovo molto carina da usare la sera d'estate con un paio di sandali basti. Sempre da Stradivarius ho comprato una fascia per capelli che adoro, pagata 6 euro circa, questa fantasia con questo colore bordeaux, azzurro e arancio, che proprio mi piaceva tantissimo con questo nodo sul davanti. Sapete che io le fasce per capelli le uso tantissimo. Fine degli acquisti che ho fatto al centro commerciale. Vi mostro due acquistini che ho fatto al mercato. Il primo è questa maglia bordeaux in cotone molto leggera, fatta con questo traforo ricamo, non sono riuscita a vederlo, così sul davanti, la manica volant, che è molto morbida, scende molto morbida, mi è piaciuta tantissimo, è accollata però molto fresca, molto leggera, c'ho molto, e quindi ho deciso di acquistarla, pagata 13 euro mi pare. Acquisto top che ho fatto al mercato, questa gonna, questo tessuto molto rigido che sicuramente non è pregiato, non è raso, non è seta, non è nulla di ciò, però io credo che a volte la qualità del mercato equivalga a quella di alcuni negozi, e quindi ho deciso di acquistarla, questa fantasia con degli ibisco rossi che sono fantastici, io adoro il rosso e l'ibisco è un fiore che adoro, mi piace la sua particolarità perché è un fiore che vive solo un giorno, ha la cerniera invisibile, qui, taglia unica, vabbè, io questa cosa che le gonne sia una taglia unica non riesco molto ad accettarla, comunque ovviamente come sempre la cerniera non sta al primo colpo con i capi nuovi, comunque la trovo molto carina e lunga fino ai piedi, va bene sia con un tacco che con una sneaker, penso che la abbinerò ad un top nero. Ho finito con i miei acquisti. Ogni volta che giro un video c'è qualcuno che taglia l'erba. Ho chiuso la finestra. Vi mostro alcuni dei miei regali di compleanno in maniera molto veloce. Il primo regalo che vi mostro è quello che mi ha fatto la mia mamma in un negozio che vende gioielli fatti a mano di pietra dura. Mi ha regalato un braccialetto bellissimo bordeaux con queste pietre e questi fiorellini che va messo così doppio e lo trovo molto elegante, il mio colore bordeaux bellissimo, insomma la mia mamma mi conosce, stupendo, la mia mamma e il mio papà, però ovviamente l'ha scelta la mamma. Sempre la mia mamma mi ha regalato questa fascia che indosso in questo momento, che è fatta a mano, sempre in un negozietto che fa cose artigianali, che si chiama Lago Bottega, che si trova ad Iseo. Quindi se siete in vacanza sul Lago di Iseo, insomma ragazze, fateci un salto, perché mi piace sostenere le piccole attività artigianali. Era una piccola riflessione che ci tenevo a fare. Io adoro acquistare nei negozi che sono catene, ma adoro anche quei pezzi unici, quelle persone che dedicano la loro vita a fare qualcosa che sanno fare, a lanciarsi in attività artigianali. Mio papà è un artigiano, fa il ciabattino, e quindi credo che sia anche bello, sia anche carino sostenere queste piccole realtà. Amica Maria mi ha regalato questo buono da poter utilizzare in una bioprofumeria Tulip a Brescia. Maria è un'amica che ho da sempre e si occupa di cibo sano e di
allenamento consapevole, io lo chiamo così, ha una pagina Instagram che vi invito a visitare, il buono è molto carino, e nulla, andrò presto in questa profumeria. Mia sorella mi ha regalato questi pantaloni palazzo fantastici della marca Vicolo, quindi sono bellissimi in seta, con questa fantasia stupenda, il fondo è così, ma li avrete visti indossati su Instagram. E per finire vi faccio vedere questo bracciale Kidult che mi ha regalato una mia amica con l'albero della vita, che ha un significato molto bello, molto profondo, soprattutto per questo periodo della mia vita. Io adoro i bracciali rigidi e quindi lo userò sempre. Vi ringrazio per aver guardato anche questo video, scusate gli intoppi, fatemi sapere com'è andato il vostro shopping e alla prossima!